Andiamo lì, magari facciamo anche un giretto. Io volevo andare a Gurro, quel paesino scozzese. Mi piacerebbe. Ma è un po' lontano. Lo so, bisogna vedere. Poi anche Locarno mi piacerebbe. Com'è Locarno? Bello, carissimo. Da che punto? Però non si può andare con la macchina. No, ci puoi andare ma devi fare un giro. Sì, da tutto il lago. Venire. Da Verbania fino a Canobio, poi la Canobinica. E il giorno dopo siamo lì alle cascate. Ma il paragone con la piscina. Bene, bene, hai fatto bene a dirmelo, bene, bene. Bene, non c'era neanche il cloro, interessante. Non paghi, no, non c'è il cloro. C'è tanta gente? Maggio. Vuoi che ti chiedi questo? Una festa insieme alle patatine, no? Sei in volo? Ma che bella che fanno? Sto partendo anche lei. Mario, questa qua cos'è sta vela? Speriamo che sia lui. Atterraggio con Pimmi, meglio di così. Più di così cosa ti va? Lì tutti insieme c'è un po' di sale e basta. Allora come lo vedi? Mi fa anche io non lo vedo più. Devi scherzare, guarda, c'è tutto. C'è? Perché? Ma è la... Di sintetico qui c'era? Io lo trovo. Come mai? No, no, ci sono. E l'una. Carlo, Carlo, mi senti? Carlo, Carlo, mi senti? Massimo, Massimo. Sì.
Massimo, dove sei? Che non ti vedo. Carlo, Carlo, mi senti? E il volo? Ho capito. Digli che non gli ho tirato il pacco, ma ha avuto qualche problemino di salute, poi gli spiego, quindi in piscina è meglio che non ci venga. Che cos'ho? Va bene, grazie. Sentite un attimo, qualcuno ha visto Roberto? Sì, perfetto, non ve ne andate prima che ci vediamo, eh? Ok, perfetto, poi vi spiegherò più dettagliatamente. Sono un po' gelosa comunque, va bene. Che stai qui, mezz'oretta? Tito con l'altro e Aldo. No, Tito. No, la cos'è Aldo? Quella lì la fanno al suo bosco? Ma è il bosco? Dov'è tutto? L'hai rintracciato? Dovrebbe essere là, là in giro. Ale, dove si infila? Ale, vedi che ho fame. Ma cosa vuoi? Lo sa che non ho niente. Allora, ce ne sono tutti tre grissini. Cosa vuoi? A terra? Ah, aia! Jester, mi senti? Guarda un po' che strano, lo vedi il fumo lì su sto ceno che tira da locale, invece qua è debole da domodosso. Guarda i bambini, Mattia! Ho capito. In quota, da locale. Una cosa di così? Uscite da sto bosco! Mattia! Va bene, Tito, sei dentro una massa d'aria, cerca di sputare. Sono qua in atterraggio. Sì, ma hai calcolato la tua velocità? Niente da fare. Vabbè, in atterraggio questa volta sei arrivato? Eh sì, ma grazie, guarda, era un dubbio, era un dubbio. Cazzo, guarda, proprio.
mezz'oretta. Guarda, noi ripieghiamo, ci riposiamo un attimo, poi ce ne andiamo. Roberto. Sono io, che chiamavo. Se volete, sì, meglio così, così ne abbiamo già la macchina qua, carichiamoci, rilasciamo una mezz'oretta, poi ce ne andiamo. Ale! Oh, finalmente un volo decente, Cristo. Bene, 8 giorni. Solo oggi è stato... mercoledì un po', ma mica, non era così bello come oggi. E lì oggi teneva, sono arrivato qua, avevo 200 metri, sono arrivato, di nuovo a 2000 e passa. Qui, qui sopra, lì. Incredibile. Andata Massimo? Mauro dov'è? Mauro? Megaloman. Almeno così. Sì, sì. Va bene, sì. Bello volo? Devo farti delle domande? Ottimo. Ottimo, fantastico. Fino abbondante. Fino, addirittura. Persino abbondante. Persino abbondante.
grazie. Sì, sì, sì. No, infatti mi pare che a un certo punto Aldo abbia detto guarda un po' se c'è Mauro in atterraggio, perché c'era una vela dove c'è quello della mia. Quello sopra il decollo. Non ho risposto proprio perché in effetti avevo la radio dentro del sapevo. Ho già provato a fare due foto, mi sono sentito le porcherie dove sono due foto. Ma questo è una. Non ce l'ho, in effetti appunto, termine così non l'ho mai preso e non l'ho mai fatto così tanto. C'è per la sì, sì, no, ma poi. Prima ho visto lo spazio. Avete recuperato molto da sopra anche. Io con un po' mi sto andando per famiglia lì, mi sono andato a fare. Dopo sono arrivato lì sopra. Sopra le due. Ho mangiato un po' per qua, per sono andato a andare su. Ah, quindi ho tagliato due volte. Da qua là e da qua. Intanto c'era qualche. Cosa hai fatto? Insomma, però non era proprio. Davide, cosa hai fatto? Ogni tanto devi stare attento perché improvvisamente tutto stava qualche schiaffo un po' forte. Ho detto Aldo che se calore non sono proprio la giornata martedì, che però era più ballata. Se vi muovete ancora da qua, vi vengo a prendere con le orecchie. Voglio vedere dove sei. Mi ha tirato un po' più il volere qua perché no, non è che avevo fatto grandi cose. Ma ieri avevo volato completamente. No, io ho fatto tre voli che mi ero divertito molto e tutto. Ma quando sono arrivato io ho girato, perché mi sono atterrato con lui, nell'altra parte. Comunque quando voi dicevate che il vento veniva di là, sopra era comunque di qua, è abbastanza sostenuto, perché c'era un momento che tu mi giravo tutto di là. E mi giravo e... Ora allora, quello in alto sembra che vanno in alto. Oh, sembra che siamo ancora a saffare, sono tutto quello che hai toccato stanotte, cioè... Vuoi lo yogurt? No, dovete bere. Volete... Perché non togli il calzone e ti abbronzi un po' anche? Fagli che c'hai sul costume. Dai! Tira fuori sta maglia! Che è potere un po' nero! Gli orecchini sei contento, basta, guarda che lo sillabo, basta, c'è più contenimento, no, Marco, se ti ricordano i contenimenti, no, 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 no,
È un Firebird. Si diverte di più. Piace di più. Ma che mi fate male? Fate qualcosa. Su, basta dai. Sarebbe il sostituto della Pash. Passa il radio e poi vedi. Basta. Infatti ci assomiglia molto. Quando dico anche nella basta. Forma. È precipitato. Non swing. Poi allargo così, faccio una panoramica sul parapente, vedo il mater dietro, lo zoom. Che razza di vela è questa? Hai già un dito con l'insezione. È molto strana. No, non è un basic. Guarda un po' sull'aletta che c'è qualcosa, non riesco a vedere cos'è. C'è un segno ma non capisco. Charlie, che vela è sta qua? Dai, è un Folloc? Ah, mi sembrava un Folloc, però non ero sicurissimo. Dovrebbe, io non sono mica uno. Ma adesso la gente? Hai capito? Non andate nel fieno. Io ho fatto una vite veramente, cazzo, mi sono trovato una strizza. Aldo. Sono un po' impegnato adesso. Una vita non è una vita. La vita, scusa, che si fa tasso di caduta da tutto.